No, invece la poesia al femminile avrebbe una lunga storia. Penso che sia stata forse involontariamente influenzata da una battutaccia, diciamo la maschilista, di uno dei più grandi geni poetici dell'umanità, di Sofocle, che nella Iace fa dire ad Aiace, Aiace come sapete, se della storia, impazzisce quando gli portano via le armi di Achille e vorrebbe fare stragi. La moglie cerca di calmarlo, di dire sta buono, e lui si esprime in questo modo: Sige Ginè, Tais Ginè Xi, e Sige Calonesti, che suona così come proverbio ripreso poi: taci, o donna, per le donne il silenzio è bello. E invece peccato poi che magari dando retta a lui siamo state zitte, perché proprio in quel mondo greco abbiamo una delle voci poetiche più alte di tutti i tempi, Saffo con il suo Tiason nell'isola di Lesbo. E poi bisogna aspettare, perché nel mondo romano voci poetiche, sì. Aristofane da delle donne. Sì, aspetta, no, volevo dire, bisogna aspettare come voci poetiche, perché le abbiamo soltanto indirettamente come protagoniste. Penso, ecco, abbiamo citato Saffo, Lesbia, che è la Clodia, donna fatale, Tombez Dom, al contrario, che attrae questo giovanotto sprovveduto che viene dalla provincia Catullo e che ne poi tesse le lodi altissime e la insulta poi in maniera sanguinosa dopo, quando si vedrà abbandonato. Bisogna arrivare all'alto medioevo con una splendida autrice di poesia, ma anche donna di teatro, è sconosciuta in più, ma è la degna, il degno successore di Terenzio, è Santa Rosvita, che era una monaca, e ha scritto delle bellissime commedie morali in versi, in latino ovviamente, che non vengono più dette. Ma in tempi poi più vicini noi abbiamo quasi contemporanea, e non è un caso, Compiuta Donzella, una donna di cui si ignora il nome, ma sappiamo, ci ha lasciato pochissimi, bellissimi, splendidi versi d'amore, sappiamo che è una delle appartenenti al Dolce Signore, che conobbe Dante, probabilmente di Pistoia, di Siena, non si sa. E contemporanea, la grande senese, la grande donna europea, uno dei geni in tutti i sensi, protettrice, dottore della Chiesa, Santa Caterina di Siena, analfabeta, che detta delle lettere stupende, non solo per il contenuto morale, ma anche per la lingua fresca, viva, che sono giunte fino a noi. Nel 4 e nel 500 basterebbe, ma deve andare per forza di cose rapidissimo, Vittoria Colamboni, Gaspara Stampa. E poi mi piacerebbe citare, nel silenzio quasi totale, una pittrice, Rosalba Carriera, che ha fra i suoi dipinti splendidi, tra l'altro, fatto un'allegoria della poesia. Poi, perché molte donne poetavano così, ma forse nessuna ha raggiunto la fama, fra l'8 e il 900 invece c'è una messe abbastanza feconda di poetesse. E ad Anelli, di cui leggerò qualcosa, Anni Viventi, che è famosa anche per il suo legame con un senescente Carducci, e Rina Faccio, la nonna di Adele, ma più conosciuta col nome di Sibilla Leramo, poetessa nota anche per i suoi legami con D'Annunzio, ma anche per certe esperienze esoteriche, misteriche. Sembra che abbia frequentato Crowley nella abbazia di Teleme, insomma tutta un'altra storia, anche questa, diciamo, un po' oscura e affascinante e misteriosa. Amalia Guglielminetti, che ci ha lasciato uno splendido epistolario con una grande anima tormentata, un grande poeta che è Cozzano. E Amalia Guglielminetti, tra l'altro, tanto per curiosità, un po' da gossip, era nipote del colonnello Guglielminetti, che era l'inventore della borraccia, pensate, invenzione italiana seguita molto al... E poi fra le contemporanee, Alda Merini, che è morta da poco, lui leggerà qualcosa di Alda Merini, e ora è rimasta la più grande, Maria Luisa Spaziani, ed è 24, vivente, e vi darò un bel saggio, una lettura
di questo, perché forse sono poco conosciute, poi abbiamo un po' questo pregiudizio, poetessa, quindi qualcosa di minore. Non capita con le scrittrici, con le quali raggiungono una forma diversa. La poetessa, chissà perché, si pensa che forse non sia il loro genere. Stasera abbiamo avuto una smentita clamorosa. Ci sono diverse poetesse, non voglio far nomi per non far torto a nessuno, ma questo sicuramente è un astro che brilla. Ripeto, non è piaggeria, perché lo dirò poi anche in altre sedi. E io volevo cominciare a leggervi brevemente una poesia di Ada Negri, che in gioventù fu ardentemente socialista, ribelle, anarchica, e che in questa sfida è un po' l'emblema di certe donne intraprendenti, ma non di rago, donne potenti che hanno il loro ruolo e che riconoscono di avere un ruolo sociale. Sfida. O grasso mondo di borghesi astuti, di calcoli nutrito e di polpette, mondo di milionari ben pasciuti e di bimbe civette, o mondo di clorotiche donnine che vanno a messa per guardare l'amante, o mondo d'adulterio e di rapine e di speranze infrante. E sei tu dunque, tu, mondo bugiardo, che vuoi celarmi il sol degli ideali, e sei dunque tu, pigmeo codardo, che vuoi tapparmi l'ali, tu strisci. Io corro, tu sbadigli, io canto, tu menti e pungi e mordi, io ti disprezzo. Dell'estro arride a me laurato incanto, tu t'affondi nel lezzo. O grasso mondo d'oche e di serpenti, mondo vigliacco, che tu sia dannato. Fiso lo sguardo negli astri fuggenti, io muovo incontro al fato. Si ti bonda di luce, inerme e sola, muovo. E più tu ristai scettico e gretto, più d'amor la fatidica parola mi prorompe dal petto. Va, grasso mondo, va per l'aer perso di prostitute e di denari in traccia. Io, con la frusta del bollente verso, ti sferzo in sulla faccia.